Qual è la storia clinica di Chloe? Allora, Chloe è nata affetta da una malattia rara che abbiamo scoperto solo nel momento in cui è venuta appunto la luce. Questa malattia si chiama ittiosi lamellare. È una malattia rara che, diciamo, comporta problematiche a livello dermatologico. L'hanno messa subito in incubatrice perché non sapevano assolutamente che cosa avesse. Dopo sono riusciti ad avere informazioni al Bambin Gesù e hanno scoperto che era ittiosi lamellare. Quando abbiamo trasferito Chloe al Bambin Gesù, quotidianamente abbiamo scoperto cos'è l'ittiosi, come trattarla e a conviverci. Convivere con l'ittiosi, diciamo che è abbastanza impegnativo. E tutte le mattine noi per andare a scuola abbiamo i nostri rituali, per cui prima si riscalda il bagno, quindi l'ambiente, poi nel frattempo vengono messe a riscaldare le creme, vengono messe a riscaldare i vestiti. Dopodiché cerchiamo di convincere Chloe ad alzarsi, che ovviamente è la cosa più faticosa, perché lei sa benissimo che di lì a poco si tratterà di essere incremata. E il pomeriggio tendenzialmente ricomincia il nostro rituale, nel senso che appunto lei va reincremata, vanno rimessi i collini che si mettono la mattina. Questo stesso rituale viene ripetuto anche nella fase serale, da poco prima che lei va a letto noi le rincremiamo, che in questo caso significa riscaldare il bagno, riscaldare le creme, riscaldare i pigiama e soprattutto riscaldiamo anche il letto, nel senso che lei ha una copertina elettrica che mettiamo all'interno del letto. Non è facile per lei termoregolare la temperatura del corpo a seconda della temperatura dell'ambiente. D'estate ovviamente la condizione, diciamo così, della pelle subisce un'estrema secchezza dovuta ovviamente a ambienti con l'aria condizionata piuttosto che il sole troppo forte, eccetera, per cui i nostri numerosi incremaggi aumentano ancora di più. Noi facciamo parte di UNITI, l'Unione Italiana Ittiosi, l'unica associazione sul territorio italiano che si occupa delle ittiosi. In questo modo ci ha dato supporto, soprattutto morale e legislativo. Per le ittiosi non c'è una cura, c'è soltanto la possibilità di mettere queste creme tutto il giorno. Tramite il comitato UFI, United for Fighting Ittiosis, siamo riusciti a convincere il professor Eiko Traupe a riprendere una sua sperimentazione sulla sostituzione enzimatica. Questo permetterà di avere una una crema che messa sulla pelle la farà tornare integra. Servono i fondi, 2 milioni di euro per finire questa raccolta, questa fase di sperimentazione. Noi da un anno e mezzo a questa parte siamo riusciti a raccogliere circa 400 mila euro e più e continuiamo a fare eventi e a cercare i fondi dappertutto per riuscire ad arrivare alla fine di questa sperimentazione.